molti ragazzi della mia generazione, io ho 33 anni per l'esattezza, molti ragazzi della mia generazione si siano avvicinati alla lettura. Forse anche per questo che poi man mano sono nati i casi più eclatanti, quindi da quello di Lucarelli a quello di Saviano con Gomorra, pur essendo diversissimi i generi, ma non sempre, hanno comunque regalato accesso a nozioni, informazioni che verosimilmente sarebbe stato improbabile che i ragazzi della mia età avessero potuto apprendere. Questo per me è un grande pregio, un grande onore, perché credo insomma che la letteratura e leggere un buon libro sia veramente una soddisfazione che un po' ci siamo dimenticati, e devo dire che tante volte le cose sono più semplici di quello che sembra. Le cose dicendole, raccontandole, parlando, soprattutto come si può parlare di un libro, raccontarlo, stimola il dialogo, la curiosità, quindi vedo anche molti miei coetanei, fortunatamente, che hanno piacere di seguirmi, ben per loro ma soprattutto ben per me, che hanno anche voglia poi di andare in libreria, cercare, informarsi e quindi aprire molte discussioni. Tentati da quello che la società ci regala a stare in casa, quindi la nostra televisione, il nostro computer e quant'altro. Il romanzo di Piero è ambientato per strada, è ambientato in una Torino che noi torinesi conosciamo, che ci piace anche rincontrare, una Torino diurna e una Torino notturna. Come hanno già detto, è una città molto cambiata.